Ringrazio. Ieri sera c'è stata l'ennesima puntata di una storia che si sta trascinando ormai da tempo. C'è stata una nota ufficiale da parte dell'organismo, ultimamente eletto di un partito che si chiama Partito Democratico, il quale ha usato parole inequivocabili, riferendo questa amministrazione come un'amministrazione che non ha saputo ascoltare, non ha voluto coinvolgere, non è riuscita a governare, anche per molti danni non è stato governato. Ricordo che il Partito Democratico è rappresentato in giunta da tre assessori, che ringrazio per essere qui con noi oggi, da un presidente del Consiglio Comunale, da un presidente di SNSPA, da un presidente del Collegio Sindacale partecipato in diretta che è a Scoppiare, da un componente del Consiglio di Amministrazione di ASM7, credo di dimenticare sicuramente qualcosa. Quindi che il Partito Democratico possa affermare di non essere coinvolto nell'amministrazione è palesemente sconfessato dal contributo che questa forza politica ha dato e sta dando alle attività amministrative che noi abbiamo portato avanti fino a questo momento. Queste sono quindi le accuse per quanto mi riguarda non accettabili. Credo che questo modo di fare sia poco serio, perché è noto che questa dichiarazione segnala un ulteriore tentativo di non assumersi delle responsabilità conclamate mettendole sulle spalle di altri, perché è noto per statuto chi dovesse effettuare un voto di sfiducia nei confronti di un'amministrazione di un ente locale in cui è formalmente parte della maggioranza, poi ha una serie di sanzioni da parte degli organi del partito di riferimento. Quindi è chiaro che stiamo parlando di giochini. E io prendo atto, i giochini non fanno parte del mondo di essere. Credo che questa amministrazione abbia lavorato al meglio delle sue possibilità. Sicuramente ci sono ancora molte cose da fare. Molte cose da fare non per noi, molte cose da fare per i cittadini. Io sono dispiaciuto, dispiaciuto, perché io credo che l'elettorato del Partito Democratico non si merita questo pensiero. Lo dico in maniera chiarissima, non ce la merita, perché io sono profondamente convinto che chi vota il Partito Democratico abbia in mente un'idea della gestione del bene comune che non è in linea con quella che viene manifestata e che è stata manifestata con prese di distanza a mezzo stampa da oltre un anno, ripetute. Ora, fino a che si tratta di assumermi le responsabilità e fare in modo che l'azione amministrativa continui, anche accettando diciamo attacchi, in alcuni casi anche offese personali, non ho bisogno di mettere in mano la mia autostima. Quindi quelle cose, diciamo, non posso accettare le minacce come quella che ho avuto in comunicato, in cui si chiarisce perfettamente che non c'è nessun accordo su quali azioni amministrative debbano essere portate avanti nell'ambito della maggioranza per la città. Ringrazio l'assessore Moretti, l'assessore Moginaro, che anche nel corso di tutti i giorni si sono attivati per cercare di individuare una serie di punti di azione amministrativa che potessero essere ritenute strategiche da mettere a disposizione della città nel corso dei due mesi e mezzo che ancora rimangono o rimarrebbero, o sarebbero rimasti questa amministrazione prima dei famosi 45
5 giorni in cui poi scatta esclusivamente l'amministrazione ordinaria. Il comunicato di ieri sera ha segnalato in maniera inequivocabile che anche questo ulteriore tentativo è leggermente fallito. Di fronte a tutto questo, io personalmente l'ho preso atto, ho rassegnato il consiglio. Non è un saluto definitivo. Tra 15 giorni, 20 giorni, quando diventeranno ufficiali, però sempre in considerazione anche sull'opportunità di rimettere in moto un'azione amministrativa a partire da giugno 2024, ovviamente escludendo in maniera categorica questo fatto. Questo è quello che io. Sono molto dispiaciuto nei confronti della città, perché non si merita questo, non sono mai fatto, e continuo a non sentarselo, dato che ci sono delle questioni di dignità personale che non possono essere sottoposte. Quindi a questo punto la decisione è irrevocabile, lo posso comunicare fino a subito, la decisione è irrevocabile. Continueranno le attività, le azioni del settore amministrativo sulla base della normativa 2, quindi ci sono ancora 20 giorni di tempo perché le commissioni diventano continuamente operative. In questi 20 giorni ci saranno una serie di attività. Noi metteremo a disposizione dell'amministrazione tutti quegli atti che riteniamo utili per la collettività, tra cui una delibera di indirizzo per l'attenzione eventualmente di un consiglio comunale che volesse adottarla per quanto riguarda l'indirizzo politico sulla gestione del bando per le piscine, le prese d'atto relative a come costruire le variazioni di bilancio per far sì che i soldi siano messi a disposizione per effettuare i lavori per le piscine e altre questioni di questo genere che sono nell'interesse della città, e che con le prese d'atto in queste ore una parte politica ben precisa ha deciso scientemente di farlo fallire. Ci sono delle responsabilità politiche evidenti, evidentissime, l'impraticabilità politica è conclamata. Io non ho paura a metterci la faccia, contrariamente a chi si nasconde dietro messaggi di questo genere e non hanno il coraggio di sfiduciare, perché altrimenti rischiano di avere dei danni dal punto di vista personale sulle loro carriere politiche e forse non solo. Quindi io, per quanto riguarda in questo momento, ci sarà modo di fare una serie di considerazioni ulteriori per campagna elettorale. Io per il momento mi fermo, forse non ho fortuna. Vuole aggiungere qualche cosa e poi ci sono. Sì, è abbastanza chiara. Credo che sia mai quello che dice, almeno prendere due parole, che chiaramente inizialmente è tutto personale. Quindi riguarda la mia solidarietà personale e la condivisione politica di quanto sta facendo il sindaco e quanto ha fatto il sindaco in questo momento. Ritengo opportuno sottolineare due aspetti che in questi giorni sono state fatte delle verifiche sulla possibilità di convenire alla messa in sicurezza di quelli che noi riteniamo aspetti fondamentali per la città. E queste condizioni non ci sono state garantite. In subordine vi confermo, non da ultimo un atto che è passato questa mattina in giunta, che noi continuiamo i limiti di quello che è permesso dalla normativa, alcune cose sono addirittura state anticipate. Una, ad esempio, è il preaccertamento della nostra giunta, che è di competenza della giunta, che è la verifica delle condizioni finanziarie, affinché poi si possa procedere con l'esecuzione di tutte quelle opere, di quelle attività che sono nell'interesse della città ai prossimi tempi.
Quindi quello di vostra competenza, che era la costituzione delle precondizioni per mettere in atto tutti gli interventi che noi sinceramente riteniamo interesse della città, li abbiamo fatti e nei misuri in cui sarà permesso continueremo a farlo. È chiaro che c'è i gesti politici di stampa hanno un significato ben preciso di cui non si può non prendere. Io in questa fortissima solidarietà ripeto politica istituzionale e anche personale del sindaco di fatto per una la prima è per quanto possa sembrare scontata, la legge è assolutamente sentita, è il sentimento di assoluta lealtà nei confronti del sindaco da parte mia ovviamente e nei confronti anche di tutti i miei compagni di giunta che ci hanno permesso di dire questa cosa, diciamo, a me e Giorgio di fare l'esperienza. Fare un'esperienza importante per la città, nella quale abbiamo anche cercato nei limiti del possibile di realizzare il meglio per la nostra comunità. 5 anni fa abbiamo vinto le elezioni con un progetto ben chiaro per la città e eravamo tre gruppi politici di sostegno a un progetto che si incarnava per la figura di Edoardo. Il fatto che ieri sera sia stato cristallizzato in maniera inequivocabile e inconfutabile che il gruppo del Partito Democratico esce dalla maggioranza e quindi sfiducia politicamente il sindaco di centro-sinistra è l'atto più inaccettabile che un gruppo politico, la maggiore forza di centro-sinistra in Italia, il Partito Democratico, possa fare. Non c'è altro da aggiungere, non ci sono interpretazioni, non ci sono eufemismi. C'è questo, rimangono solo macerie politiche e umane, la disintegrazione di una comunità civile e politica a livello cittadino. Non c'è altro, tutto ciò che come amministratori di questa città potremo fare per mettere in sicurezza tutto ciò che a livello amministrativo può essere messo in sicurezza per i cittadini e cittadini che non si meritano questo, lo faremo nei limiti della legge. Tutto il resto a livello politico non è è un fatto, è una traccia indelebile. A ridosso di un appuntamento, ultima annotazione politica, dato che io sono un assessore politico, quindi sconosciuto anche l'operato degli assessori che sono stati indicati da quel gruppo, neanche un anno fa. Non si discute nemmeno sul fatto della rappresentanza all'interno del Partito Democratico della linea del segretario nazionale, rappresentata dal segretario nazionale per Uscilella, che qui ha avuto con una maggioranza più importante l'ultimo congresso. Sono dati politici. Il gruppo del Partito Democratico, insieme al governo locale, inequivocabilmente e indiscutibilmente è uscito dalla maggioranza e ha sfiduciato il sindaco di centro-sinistra, con esso anche per l'assessore, disconoscendone completamente l'operato, lasciando solo macerie politiche e umane. Se posso prendere tutto il sindaco 4 anni e mezzo per il lavoro svolto e tutti i colleghi
compresi quelli del nuovo ingresso, ingressi, ma anche di quella di principio, perché è stato fatto un grosso lavoro di squadra, prima e ora, e credo che abbiamo avuto un grosso lavoratore, e credo che la città meriti questo sindaco, invece a patto di quello che merita, merita un sindaco che è stato in grado, circondato da una squadra, di svolgere un lavoro importantissimo e dei quali gli effetti forse si vedranno ancora tra qualche anno. Credo quindi che sia importante rimarcare la nostra vicinanza in questo momento anche umanamente difficile di tutti e rimarcare anche il nostro impegno che è stato di un lavoro duro, ma di un lavoro che abbiamo fatto perché la città ne aveva bisogno. E oggi credo che continuerà ad avere bisogno che molti dei progetti che abbiamo iniziato vengono portati avanti. Grazie. Mi permetto di aggiungere una osservazione, perché come assessore siamo scelto direttamente dal sindaco, non posso che essere solidale e testimoniare il grandissimo impegno che il sindaco ha avuto per la città. E sono anche iscritta al Partito Democratico, per cui colgo l'occasione di sentire la nostra posizione, perché viene, ha detto anche l'assessore Bagattin, è inaccettabile una presa di posizione verso un'amministrazione di centro-sinistra che stava lavorando per lo sviluppo di questa città. Non solo, ma il sindaco Ferro ha avuto molta stima per i lavori di sovracomunali, di accordi sovracomunali e che stanno permettendo un sviluppo pieno anche di altri. Stava recuperando quel ruolo che è un ruolo di provincia importante per molti ambiti. Nell'ambito sociale, che è la medica che ha avuto l'onore e l'onere di portare avanti, ringrazio il sindaco per questo, abbiamo avuto modo di vincere insieme tutte le sfide, le criticità, le emergenze e ho avuto modo di testimoniare quanta passione ha avuto il sindaco Edoardo Orfeo nel sostenere le persone di buon lavoro. Che ce ne sono molte in questa città, parlo dei volontari, dei referenti delle associazioni che in ogni momento sono stati accanto al sindaco, quindi a questa istituzione, per servire i cittadini, i volontari, i cittadini più facili, ma tutta la città in situazione di emergenza. Quindi io sento di esprimo grande dispiacere per questa condizione, che comunque sia un lavoro importante portato avanti, perché c'era il professore Merlo, ci sarà evidenza di quanto lavoro, di quante risorse della città, il sindaco e questa giunta hanno portato a quello dei cittadini. Ma soprattutto grande solidarietà e grande voglia di partecipare che il sindaco ha voluto stimolare per la città. Quindi sono arrecato questo processo di termini in questo momento, ma io auguro che comunque il cittadino sappia scegliere le persone giuste che lavorano. Scusate, è possibile chiedere una precisazione tecnica? Allora, le dimissioni diventano operative entro 20 giorni, tra 20 giorni, giusto? Poi ci sarà quindi la nomina di un commissario, immagino, ma la possibilità di revocare le dimissioni non è più permessa perché già 4 anni fa era stata fatta questa procedura o tecnicamente ci sarebbe la possibilità di farlo? Ci sarebbe, possiamo pensare di arrivare a città, è un anno che siamo in un circo inaccettabile. Allora, è chiaro che per il senso di responsabilità si cerca di portare a termine l'enorme lavoro che stiamo fatto. E io ho avuto l'onore di poter lavorare con delle persone incredibili che sono presenti qui oggi, oltre ad altre persone che hanno condiviso questo processo. Con una parte del Consiglio Comunale che è sempre manifestato una voglia di mettersi a disposizione della città incredibile. E, però a questo punto è necessario che ognuno si assuma le sue responsabilità e non ci sono più proprio le condizioni minime per poter portare a casa i risultati
con chi ha fatto scelte su ciò che è. Io ribadisco, questo è il fatto. Quindi il consiglio oggi ci sarà? Il consiglio oggi, non sono io nelle condizioni di convocarlo, io non parteciperò al consiglio perché finalmente non è il consiglio adesso. Quindi non parteciperò al consiglio. Anche se le dimissioni tecnicamente saranno tra 20 giorni. Le dimissioni sono state già protocollate. Già protocollate. E già quindi informato anche la prefettura?